Dottoressa Augello, Palermo, e non solo Palermo, sta vivendo un dramma in queste ore. Un ragazzino di 13 anni che si toglie la vita è una grave perdita non solo per questa città, ma per tutta la comunità educante. Una sconfitta, c'è tanto sconforto. Sì, è stata una notizia terribile che chiaramente deve farci, diciamo, riflettere, ci fa, diciamo, interrogare tutti quanti. Io quando l'ho saputo ieri mi sono venute in mente subito due cose. L'angoscia terribile che deve aver provato questo ragazzo, probabilmente ancora non è stato accertato, ma probabilmente vittima di bullismo, quindi vittima di violenza, dobbiamo dirlo perché è violenza a tutti gli effetti. E dall'altro lato il contenimento, cioè la mancanza di contenimento al quale assistiamo oggi, sia da un punto di vista da parte diciamo, della comunità, sia del microcosmo della famiglia allargata, contenimento che diciamo, è funzionale e necessario per gli adolescenti, perché i ragazzi in adolescenza vivono una tempesta di emozioni che non riescono a metabolizzare, quindi è come se venisse meno un contenitore, una mente comune che può dare la possibilità appunto ai ragazzi di pensare le emozioni, cioè chiaramente le emozioni che vivono in adolescenza sono delle emozioni fortissime, ma non hanno un corrispettivo mentale che possa garantire loro di metabolizzarle e di elaborarle. E chiaramente queste emozioni che arrivano come se fossero pezzi di vetro, poi diventano schegge di vetro che vengono lanciate da tutte le parti e chiaramente fanno male, fanno molto male. A me viene molto in mente l'idea di un fiume. Un fiume con l'acqua che sono le nostre emozioni. Quando normalmente durante la vita non abbiamo eventi particolari, questo fiume scorre tranquillo. Quando ci sono delle tempeste di emozioni, come può essere l'adolescenza, ovviamente se gli argini non sono sufficientemente alti, questo fiume straripa.